il signor Mattia Colombo di Cantù, secondo arbitro il signor Spinello Riccardo di Marnate Varese, osservatore il signor Luigi Gaspari di Legnano, segna punti la signorina Minorini Irene di Gagliate, cronometrista Marianna Tedesco di Torino, 24 secondi secondo il signor Buzzi Matteo di Novara. E andiamo con la presentazione delle squadre. Per il Montecatini Basketball, con il numero 0 Francesco Galli, con il numero 4 la Serena Stefanovic, numero 6 Guido Meini, capitano, numero 7 Matteo Nicoli, numero 9 Jacopo Mercante, numero 12 Milo Stivac, numero 14 Matteo Pellepoli, numero 15 Leonardo Cipriani, numero 20 Josef Sati Vita, numero 99 Cristian Iare, coach Alberto Tonfoni, vice coach Giacomo Cardarelli. E andiamo con il Lecce Basket.
si inizia. Signore e signori, buona serata, ben ritrovati al Serie B, terza divisione nazionale, sesto anno consecutivo. Oleggio Magic Basket è ancora qui e siamo qui presenti anche noi, Z Senior e Ricky Friso, rispettivamente alla telecronaca e alla video, la videocamera. Un augurio di un buon campionato a tutte le squadre. Ora vediamo in campo Montecatini Terme con Mercante, Divac, Sadivita, numero 00 Francesco Galli e il numero 6 Guido Meini, il capitano. Minuto in sospensione in cui sospendiamo ogni commento. Dicevo, dall'altra parte Grugnetti, Benzoni, Pilotti, numero 4 Pellicciari e il capitano Pilotti. Pronti a scattare dalla panchina, soprattutto Olivier Giacomelli, che l'anno scorso ha dato un grosso contributo al raggiungimento dei playoff, stagione fantastica. Passi intanto fischiati al numero 20 Sadivita, ottima difesa di Benzoni. Grugnetti, neoacquisto, non deve far rimpiangere Hidalgo e Valentini, che salutiamo. Valentini è andato in A2 a Imola, mentre ha cambiato girone Sciacchi Hidalgo. Pilotti, vediamo, scarico, testa, bam, tre punti Pippo Testa, ritorno a Oleggio per lui. Dopo l'esperienza in A2, è stato, ricordiamo, 2 anni fa Oleggio, gliel'ha inchiodata, grandissimo Pellicciari, gliela inchioda a Sadivita, giocata fantastica. Riprende Benzoni, Pippo Testa, carico, Pellicciari, scarica per Benzoni, Benzoni, Pilotti, sbaglia, usa la mano sbagliata, la destra, una conclusione andava fatta di sinistro, palla esce, si incunea, 0-0 Galli tra due difensori. Benzoni molto grande. Grugnetti, scarico, Pippo Testa si fa trovare e fa un assist per Pellicciari, due belle giocate di Pellicciari, stoppata e due punti, un buon inizio. Vediamo, fischiato un fallo, blocco irregolare al numero 20, esattamente Sadivita, primo fallo, 7:57 da giocare, 5-2 per la Mami Oleggio. Pilotti,
Grugnetti spara la bomba, non entra. Secondo ferro, Grugnetti impegnato a marcare Sadivita che gioca, taglia fuori inesistente della difesa di Oleggio col solo Pilotti a difendere, arriva da dietro un attaccante di Montecatini, la butta dentro, 5-4, Grugnetti testa, attacca forte, non va. Pellicciari c'aveva un incrocio da fare, non lo fa. Pilotti da sotto sbaglia ancora, stavolta con la mano giusta, ma è la sinistra, non è la mano forte. 7-0-4 alla fine, sempre 5-4. Meini, scarico al bacio per Sadivita, centro sotto misura, 1,98 m, potentissimo. Benzoni spara la bomba, fuori ritmo, non va. Ora Meini braccato da Grugnetti, scarico per Divac, Galli attacca, Divac la prende sopra la testa di Pippo Testa, Sadivita di potenza, Benzoni buon rimbalzo, Grugnetti porta l'attacco, Pilotti ancora centro, sinistra, non va, gli ricapita in mano e stavolta la butta dentro. Pilotti, ricordiamo, l'anno scorso miglior marcatore di tutto il campionato. Fantastica cavalcata quella di Pilotti, che è riuscito a tenere ritmi. Sadivita spinge via Pilotti, buon tiro di Mercante, Mercante proveniente dalla Robur, gran lottatore con le mani buone, ottimo tiro da due, da tre punti. Pilotti, Pellicciari, Grugnetti, 6 secondi, Grugnetti si incrania, fuori tempo massimo, applausi da parte della panchina. Riprende adesso a comminare le danze Galli, gran taglio di Mercante che sbaglia quasi un rigore, anzi Grugnetti la butta ed ecco cambio, non cambia, c'era Nicolò Olivier Giacomelli, chiude i cambi, non fa cambio, 10-9 per Oleggio con un minuto, chiamato da Montecatini, partita per adesso, squadre si stanno studiando, non c'è molta esplosività nei movimenti, nelle azioni. Forse siamo ancora inizio stagione, squadra tipica quella di Montecatini, senza un centro superiore ai 2 metri. Ma questo Sadivita, giocatore di impatto, si farà largo. E come si dice in gergo, ruzzare sotto canestro. Riprende ancora con Galli che porta palla con testa alle calcagna. Meini, che è il faro della squadra, è marcato da Grugnetti.
dentro fuori, 5-4 secondi, Pellicciari osa troppo, fa fallo, ossigeno puro per un Montecatini che aveva 4 secondi sul cronometro e si trovava ancora ben distante dall'iniziare un'azione anche solo di pick and roll. Fallo, niente, passi ancora di Sadivita con Benzoni, che è anche lui uomo esperto, un anno più di piloti. Benzoni non tiene la palla, fuori Pellicciari, dentro Olivier Giacomelli, giocatore di grande impatto. Meini marcato da Grugnetti, testa, Sadivita battezzato, non guarda neanche come può tirare, un cross di Mercante, di Meini, che non tocca neanche il ferro, cambio, esce Sadivita, abbassa ulteriormente il quintetto mettendo Matteo Lepori, Grugnetti attacca forte, Giacomelli subito il primo tiro viene dato da 2, mi sembra, 13-9. Fallo di Divac, Brocco in movimento, proteste dell'allenatore di Montecatini. ...3:48 alla fine, 13-9, un fallo per la Mami, 2 per Montecatini, squadre molto eleganti, non sono picchiato piloti, ma come ha fatto a sbagliare questo tiro? Un palleggio in più che non ci voleva, Mercante scarica, Meini non punisce, Grugnetti rimbalzone, testa, fallo del neoentrato, no, fallo di Cipriani, 15. Ora Pippo Testa avrà un ulteriore tiro. E che va dentro, 16-9. Meini con Grugnetti sulle tracce. 5 secondi, in mano alla palla, Meini se la mangia. Ora cambio, esce Meini, entra Matteo Nicoli. Classe 2001, guardia di 1,93 m. Testa cerca di smarcarsi, Grugnetti, Pilotti chiama la parte. Testa, tiro in movimento, non è il suo. Ne esce un cross, Benzoni chiude bene il contropiede, Divac ora in pivot, Mercante scarica, Divac da 2, Giacomelli, fallo, rimane agganciato il numero 7 Nicoli alle braccia di Giacomelli che stava scendendo da rimbalzo. Pilotti molto impreciso, stranamente impreciso questo primo tempo, Grugnetti, Giacomelli,
Gli mancano le gambe Giacomelli, un tiro che era una mozzarella a pochi centimetri dal canestro. Cipriani, fallo di Giacomelli, tre tiri. Discussione Pilotti, Giacomelli, Benzoni. Benzoni probabilmente si sta lamentando di uno scarico non venuto. Ricordiamo Benzoni, gran tiratore da tre. Adesso si è visto poco. Mentre Cipriani, primo tiro, buono. Non abbiamo ancora percentuali che ci possono sostenere. Comunque vediamo, ottima tecnica. Tre su tre, bravissimo Cipriani. Doppio blocco, esce Benzoni che adesso vorrà il tiro. Palla Pilotti, fallo di Mercante. Grande passaggio di Benzoni. Era già in bonus, esaurito Montecatini, quindi Pilotti andrà dalla linea da carità. Buono il primo. E buono il secondo, bravo Pilotti. 18-12, 1-57 alla fine, 5 falli per Montecatini, 2 per Oleggio. Divax, Galli, testa, difesa non eccelsa. Gran passaggio Divax, esce da un groviglio di mani e la butta dentro. 18-14, non bisogna distrarsi. Pilotti marcatissimo da Diva, alto basso Giacomelli, scarica una mano per testa, l'idea è buona ma non è abbastanza intenso, anticipato, testa, manda Galli a destra, chiuso da Pilotti, e Pilotti non ce la fa a reagire. 7 secondi sul cronometro. Tiro della disperazione, grande Giacomelli. Grugnetti capisce tutto, Pippo testa, è il tiro fuori. Benzoni, viene fallo. Di Nicoli, e l'esperto Pilotti fa un altro giro in lunetta, secondo fallo per Nicoli. Viene cambiato, rientra Meini. Pilotti dalla linea carità, butta il primo. E butta anche il secondo. 20-14, 43 secondi alla fine. Scarico, esce Meini, Grugnetti lo tiene, attacca Meini forte, carico, palla Mercante, non hanno ancora iniziato un'azione. Mercante riceve sotto, marcato da Grugnetti, buona, bravo Benzoni che prende la palla, porta avanti lui. Grugnetti riceve, non sbaglio, Grugnetti, Benzoni e Pilotti giocarono assieme in quel di Vigigevano, nella mitica. Fallo di Meini sull'attacco di Giacomelli. Giacomelli ora avrà due liberi. Dicevo, Grugnetti, Benzoni e Pilotti, se non sbaglio, furono artefici della promozione di quel di Vigevano.
due anni fa con una striscia vincente senza sconfitte in regular season e playoff. Infatti la 2 secondi tiro non prende neanche il ferro di Galli. 22-14, ci sentiamo tra 2 minuti. Partiamo, diamo qualche percentuale dal campo, 6 su 15 oleggio per un 40%, 31,3% invece Montecatini nel dettaglio da 2 punti, 3 su 9 oleggio e da 3 punti 3 su 6, Montecatini da 2, 4 su 11 e 1 su 5 da 3 punti. Tiri liberi 3 su 3, Montecatini 7 su 7 oleggio, tanto fallisce un tiro oleggio, palla Montecatini, rimbalzi 11 per oleggio, 9 per Montecatini, punteggio 22-14 per oleggio. Vediamo in campo per oleggio Benzoni, Testa, Grugnetti, Giacomelli che riceve adesso, gran palla, Pilotti, dall'altra parte abbiamo Mercante, il rognoso Sa di Vita, Mercante ora riceve da sotto, curato bene a Giacomelli, scarico, la tocca a Benzoni, dopo un tagliafuori Sa di Vita, esce Pilotti, entra il lunghissimo Bertocchi, 2 metri e 12, vediamo cosa saprà fare. Completa, dicevamo, Meini, Divax che esce adesso, entra il numero 4 Stefanovic, completa il 15 Cipriani, Meini con Grugnetti, blocco granitico, Sa di Vita trova le braccia lunghissime di Bertocchi, non visto, Giacomelli attacca, scarico, Bertocchi, mano sinistra, non va, buon tiro di Edo Bertocchi, un contropiede da Fagiani, si prende oleggio in ritardo, Grugnetti ora braccato da Cipriani, vediamo Stefanovic, fallo su Benzoni, ora Testa alla rimessa per Bertocchi, Grugnetti attacca, Grugnetti non sta in piedi, è già la seconda volta che scivola, Benzoni attacca, passi di Benzoni, ottima difesa di Sa di Vita e ora entra il momento di Garbarini che prende il posto di Testa. Vediamo queste nuove leve come si comporteranno su un campionato senior. Scarico Mercante, Giacomelli, esce fallo di Sa di Vita. Diciamo Garbarini, guardia del 2000. E abbiamo Montecatini che già ha 2 falli di squadra, 7-38 alla fine, 24-16. Benzoni alla rimessa per il solito Grugnetti che porta palla, Bertocchi per Garbarini, esce ancora Grugnetti, non c'è Benzoni,
brutto passaggio con Grugnetti che è scivolato, Mercante, gran rimbalzo di Bertocchi, Grugnetti aspetta, Benzoni se la sente, ce la voleva tirare. Remonci vuole invece chiamare un time out perché questo tiro niente. Rinuncia al minuto di sospensione coach Remonti. Benzoni riceve adesso, poteva tirare, non lo fa. Bertocchi, fallo di Stefanovic, fallo tecnico alla panchina. Ora Bertocchi è ai liberi, prima il tiro libero del tecnico per Benzoni che con classe la butta dentro. Ora rimbalzo tutti, Bertocchi 25-16, Bertocchi Mancino, va il primo, tecnica a dir poco particolare. Primo ferro, non entra. Mercante, Stefanovic, Cipriani, Stefanovic da tre, non va. Si buttano diversi giocatori, Mercante ancora da tre, recupera Benzoni e fa fallo. È il primo fallo per Benzoni. Ora viene chiamato, cambio. E finalmente entra il play tanto atteso, Sommaschini, classe 2001, assieme a Pilotti per Grugnetti e Benzoni. Benzoni ha giocato tanto di squadra, Grugnetti ha lavorato molto bene in difesa, in attacco buona la tripla di Grugnetti che le è valso 3 punti, ma un paio di scivolate. Meini esce bene ma non si fida del tiro, blocchi Cipriani, tripla non dichiarata di tabella ma buona lo stesso. Sommaschini, Pilotti, fuori ancora Sommaschini, blocco di Bertocchi, non si capisce con Garbarini, passaggio senza guardare, non si trova lì il giocatore, pensava di passare la palla. Cipriani ancora, stoppatona di Bertocchi, poca energia e stoppatona di Bertocchi su Mercante. Buona per adesso la prestazione in difesa del lunghissimo giocatore. Gli scalmanati si fanno sentire. Naturalmente parterre, aria di salotto. Palla persa,
sanguinosissima di Sommaschini. Deve perdere la sua calma. Pilotti riceve, accarezza il ferro, la palla, ma esce. Scarico. Giacomelli risolve tutto, perde poi palla in mezzo al traffico, passaggio ignorantissimo, giocatore Bertocchi, cosa ha sbagliato? Doveva salire e portare via difensore, ferro, canestro e custode del palazzetto. Se invece fermato, non ha fatto arresto di potenza e la palla è stata deviata, continua la anemia, se possiamo dire così, di Bertocchi per Giacomelli. Bertocchi ha tergiversato tantissimo, a 4 secondi e 90 ha dato via la palla al limite, ma è stata una palla fantastica. Giacomelli si è trovato sotto da solo, 28-21, 3-27 alla fine. Mercante trova le braccia di Bertocchi, stavolta fa fallo. Ora cambio, entra numero 00 Galli. Intanto c'è un minuto di sospensione chiamato da coach Remonti. 28-21, 3-25, una partita con due squadre, possiamo dire, contratte. Oleggio non ha sparato tantissimo da tre, con giocatori come Benzoni che hanno nelle corde, nelle loro corde, questo gioco qua. Pilotti un po' opaco sotto, probabilmente tanti contatti che dalla tribuna non si riescono tanto a focalizzare, ma è come si sentono in campo. Ora 3:25 alla fine, vediamo come si mette. Tiro libero, due tiri per Mercante, per fallo di Bertocchi, due falli per Oleggio, tre per Montecatini. Ricordiamo, ora punteggio 28-21, 3:25 alla fine. Ora Mercante sbaglia il primo, buono primo, scusate, buono anche il secondo, con l'aiuto del ferro Sommaschini, blocco di Pilotti per aiutarlo, passaggio quasi anticipato, Sommaschini ancora lui. Chiede palla, Pilotti, la pelle, perde in malo modo. Garbarini in campo per adesso, quasi impalpabile. Buona difesa adesso su Galli. Giacomelli intanto, Divac. Fallo di Pilotti, spazzoloni in campo, giocatori sudati, temperatura però ideale al palazzetto. Ora Benzoni entra al campo al posto di Pilotti,
secondo fallo di Pirotti. No, primo fallo, quindi un cambio tecnico, diciamo. Somaschini su Meini. 5 secondi alla fine. Gran rimbalzo di Bertocchi che apre il contropiede per Giacomelli. Benzoni non riceve, Bertocchi. Benzoni, era difficile da ricevere questa palla, l'ha chiamata a tutti i costi. Grandissimo Bertocchi in difesa, chiude, apre l'ombrello, Benzoni a 3, ha il suo tiro e non va. Minuto di sospensione invece per il coach di Montecatini, 1.57 alla fine, 28-23. Mercante, scarico, Meini, Bertocchi, ancora lui a rimbalzo, dopo li contiamo tra stoppate e rimbalzi. Somaschini chiama, blocco di Benzoni, Bertocchi riceve, Giacomelli deve forzare da 3 e la butta dentro. Coach Remonti sciampata a Pellicciari, probabilmente per un movimento non fatto. 31-23, 1-27 alla fine, due time out già chiamati per Montecatini, ne ha ancora uno coach Remonti. Situazione falli tranquilla per entrambe le squadre, nessun giocatore con 3 falli. Punteggi, abbiamo un ottimo Giacomelli, già 12 punti nel carnet, e dall'altra parte abbiamo 8 punti Cipriani. Vediamo, gli arbitri si stanno avvicinando. 50 secondi passati e ora rimessa dal fondo, Mercante, Meini, Galli, Divac e Stefanovic. Alza un po' il quintetto coach di Montecatini. Divac marcato a Benzoni, Meini marcato, difesa ci sembrava una 3-2 per Oleggio. Somaschini ancora non ha tirato. Palla lenta, lob a Bertocchi, tiro libero, non va. Rimbalzone di Giacomelli, non va, fallo di Giacomelli su Mercante, non tiene la palla Giacomelli. Ora cambio, esce Somaschini, entra Grugnetti. Con molta calma coach Remonti sta spiegando a Somaschini. Mi sembrava demotivato, intanto precisissimo Mercante dalla lunetta, tiene a calla Montecatini. Sbaglia, buon rimbalzo, Mercante ancora scarico, Meini non va. Bertocchi ancora un rimbalzone. Grugnetti intanto, Bertocchi, Pippo Testa, blocco, esce Benzoni, body check per fermarlo, Benzoni la riesce a dare a Testa che di voglia la butta dentro. 33-24, 7 secondi alla fine, 6, Testa
fallo su Meini, era già in bonus. Fallo gratuito 2,70 e mandiamo uno come Meini in lunetta, non proprio una gran scelta. Meini, buon fallo perché il primo tiro si stampa sul primo ferro, ora ci vuole un buon tagliafuori e accontentiamoci così. Benzoni, buon tiro, testa, tira, non c'è fallo. Mercante con testa ha qualcosa da dire. Signori, ci vediamo tra 15 minuti. Punteggio 33-25 con davanti a oleggio di 8 lunghezze. Signore e signori, in campo 33-25, 10 minuti partono adesso. Gran rubata di Grugnetti che la butta dentro, la ruba Meini. Percentuali dal campo, oleggio 40%, 10 su 25, Montecatini 8 su 34, notiamo 34, mentre segna anche Montecatini 35-37, 34 tiri che sono merito degli 8, dei 7 rimbalzi offensivi contro i due di oleggio. Solo le basse percentuali da 3 punti per Montecatini, 2 su 15, 13%, hanno fatto la differenza. Oleggio 4 su 10, 40% pulito da 2 punti, oleggio 6 su 15, 40%, a Montecatini 6 su 19, 31%, rimbalzi quasi parità. Oleggio 22, Montecatini 21, ma sono i 7 rimbalzi offensivi di Montecatini che fanno la differenza. Brutta palla persa e Sadivita punisce, dicevo, palla persa malamente da Pellicciari. Intanto Benzoni spara a tripla ma non la butta dentro, palla in attacco di Sadivita ed è terzo fallo. Benzoni lo sta tenendo molto bene. Per adesso abbiamo 14 minuti giocati da Pilotti, 14:32, 14:27 da Giacomelli, autore di una gran partita. Era adesso Pilotti, sbarcato a Divac, fallo. Pilotti sa che deve andare in lunetta per mettere un po' di punti nel paniere di oleggio. Quando il tiro non va dentro si fa fatica a passare la palla all'interno, proprio perché la difesa è chiusa, bisogna cercare proprio dalla linea carità di muovere il tabellone, quello che fa Pilotti. 37 oleggio 29. Meini riceve da Galli, Mercante, Grugnetti, Benzoni, non c'è, Pilotti, taglia fuori offensivo su Divac, palla al bacio di Benzoni e si guadagna un assist. Volevo vedere Bertocchi, 4 rifalsi difensivi.
stoppate difensive 2. Artore per adesso solo di un punto. Pellicciari, Benzoni, fallo su Stefanovic che è entrato al posto di Sadivita. Stefanovic, ricordiamo, giovane, mentre c'è un fallo numero 4 Pellicciari. Dicevamo di Stefanovic, ala del 2000, 206, l'unico veramente pivot di ruolo. Bini, intanto Bugnetti, Stefanovic contro Benzoni, mano sinistra, gira bene intorno a Benzoni. Benzoni, ora marcato da Stefanovic, Pellicciari, palla d'incrocio su Mercante che fa il suo secondo fallo. Caricare di falli i tre giocatori più importanti è una delle missioni di Oleggio. Grugnetti esce, Benzoni anticipato da Stefanovic. Grugnetti riceve, c'è niente, Benzoni, Mercante lo ferma, fallo al limite. Grugnetti si era posizionato molto bene. E l'arbitro ha fischiato, secondo me non in maniera corretta, la posizione era perfetta. Intanto Olivier Giocomelli entra per Pellicciari, 7-0-3 alla fine, 39 Oleggio, 31 Montecatini. Una partita che nel primo quarto faticava a arrivare a due falli di squadra, adesso non già tre a testa, un fallo a minuto per ciascuno. Benzoni, rimbalzone contro Stefanovic, anzi Divac, Grugnetti, Benzoni, Giacomelli, testa. È il quintetto migliore che può mettere Oleggio. Benzoni in pieno traffico, difficilissimo, contesa. Come è successo anche nel contesa, fischiato prima, che cazzo c'è? Nel tempo precedente a Montecatini, contesa sullo scadere dei 24. Palla all'avversario, ora riprende, non vediamo un gioco molto fluido con Benzoni che non riesce a trovare spazio per i tiri, ne ha forzati un paio. Stefanovic non si arrischia, Benzoni dopo aver chiuso il palleggio, testa. Stefanovic, fallo di testa. Ora vediamo Stefanovic ai liberi, com'è la tecnica. Ottima palla, sembra di Mercante. Oleggio esaurisce il bonus, 6-19. Stefanovic, Mancino,
sbaglia il primo, il secondo ferro, sbaglia anche il secondo, Giacomelli sul rimbalzo, rimbalzo lungo molto pericoloso, Brugnetti non va, testa, Benzoni, scarico, testa, Benzoni, ce l'ha adesso il tiro, ce l'ha! E Benzoni la butta dentro. Finalmente 3 punti, Mercante, Giacomelli su di lui, Galli battezzato da testa, non è battezzato Meini, Brugnetti, Benzoni, Meini prova a fare un passaggio a Stefanovic, Brugnetti, Stefanovic, penso che ci siano almeno 35 centimetri di differenza, ma non è arrivato. Ora Brugnetti, attacca ancora, testa, Pilotti, Giacomelli, Benzoni, body check, non va, marcato da Divaz, durissima adesso, girandosi di classe, buttandosi indietro, 43-32, 5-0-6, Bertocchi sul cubo dei cambi, pronto il cambio per Pilotti, secondo me, Mercante va, Olivier Giacomelli chiude la strada, un gran rimbalzone di Mercante, giocatore verticale, fa vedere le sue qualità, Brugnetti, Giacomelli palla in mano, Benzoni si sente carico, si sente carico e picchia la tripla in striscia, 46-32, 4-39 dalla fine. Tiro che è andato dentro e quindi bravo lui, abbastanza avventato perché era ben oltre la linea dei 3 punti, ma i tiratori sappiamo sono fatti così. Ora vediamo cosa ci penserà coach di Montecatino. Per cercare di recuperare Tonfoni Alberto, vice Cardelli Giacomo, mentre Oleggio, ricordiamo, coach Paolo Remonti, vice Filippo Maria Pastorello. Ora rientrano in campo, come avevamo detto, esce Pilotti, entra Bertocchi, che si prende Stefanovic giustamente, mentre Benzoni è su Divac. Abbiamo Nicoli marcato da testa, mentre Brugnetti si deve occupare di Galli. Carico, Mercante non va, Benzoni, fallo di Bertocchi su Stefanovic, secondo fallo di Bertocchi, Stefanovic vediamo come se la cava da lunetta, autore dello 1-0-2. E gli dei del basket guardano giù e la palla va dentro. Vediamo, pulitissimo, 2-2 stavolta Stefanovic, bravo lui, 46-34. Brugnetti blocca la palla, in questo caso forse Pippo Testa, e se ne accusa, doveva
andare a prendere la palla di un giocatore in difficoltà in quando si blocca il palleggio. Quasi persa da Nicoli. Stefanovic, Galli spara la tripla e per la legge dei grandi numeri prima o poi va dentro, parziale di 5-0 aperto per Montecatini. Benzoni, Grugnetti fuori, fallo di Galli su Benzoni, esaurisce il bonus anche Montecatini. Entra Somaschini al posto di Grugnetti. Sì. Passaggio di testa su Somaschini, esce Giacomelli. Gran rimbalzo di... Che peccato! Grandissima, buona l'entrata di Bertocchi. Passaggio al bacio di Benzoni. Qua mani sulle braccia, braccia non abbastanza forti. E la palla esce. E ora sarà... il solito supplizio dei liberi per Bertocchi. Buono il primo, bravo Edo. E buono anche il secondo, bravo Edo. La cura Remonti sembra che dia i suoi frutti. Mercante, Somaschini, siamo in difesa. Giacomelli, Mercante alla meglio perché il rimbalzo lunghissimo. Galli carica, Divac, Mercante, no pardon, Stefanovic si trova lì, di nuovo Divac. Attributi mica da ridere, dopo aver sbagliato un tiro, beccare, tirassero un altro, una tripla. Benzoni, Somaschini riceve, la prende Somaschini, fallo di Stefanovic. Ora Somaschini proverà a spaccare lo zero che ha in sul tabellone, zero falli, zero canestri. ...48-40, 2:23 alla fine. Concentrazione, Somaschini, Mancino sulle spalle, secondo ferro, forza Tommaso, e c'è buono cambio, esce Benzoni, entra Garbarini, vediamo se riuscirà a dar verve alla sua prestazione. Marca Mercante, subito piantato su un blocco, cambio, Mercante marcato da Bertocchi che si prende anche Galli, cambi sistematici su tutti, e Cipriani butta la tripla. 49-43, si è rifatto sotto Montecatini dopo Pellicciari, Somaschini, 8 secondi, forzatissima
minuto di sospensione. Tomaschini prende una stoppata incredibile, morale penso sotto i tacchi, larghi per Giacomelli contro Divac che si incrania dentro, ora c'è un contropiede facile con Mercante che butta la tripla e per Oleggio sono problemi. 49-46, preso un'insaccata incredibile. Vediamo il presidente Mauro Giani abbastanza nervoso a bordo campo. Uno e 13 alla fine di questo quarto, 49-46. Sembrava morta Montecatini, invece adesso cercheranno di rimetterla sui binari giusti. Dubbi sono, verrà cambiato Sommaschini, rischia di non riuscire più a rientrare in partita, però vediamo che è rimasto seduto, quindi dovrebbe rimanere in campo. Sommaschini in testa, Bertocchi, Giacomelli e Pellicciari dall'altra parte. Galli si prende cura di Sommaschini che parte, la mano debole, testa Giacomelli, 7 secondi, Giacomelli di forza, passi. Bruschissimo attacco di Oleggio, 50 secondi e 11 sul cronometro, inerzia a mano a Montecatini, chiaramente parziale aperto. Ora vedono una vasca da bagno, 49 pari, 32 secondi alla fine. Le percentuali che avevano accompagnato la squadra nel primo tempo sono un ricordo, fallo e stavolta i due liberi di Giacomelli sono ossigeno puro per la compagine oleggese. Poi ci sarà l'ultimo giro di valzer con ancora Montecatini che se non sbaglio ha un 3 su 3 nel finale, mentre Giacomelli concentratissimo, buono il primo libero, 50-49, ributta la testa in avanti Oleggio. Vediamo, e 2 su 2, cambio Meini per Stefanovic, gravato i 2 falli. No, 4 falli, Stefanovic non vuole rischiare il quinto, testa fortissimo su Galli, 8 secondi, Divac, Galli, Benzoni, Giacomelli, tiro della che non va, Oleggio avanti 51-49 in un tempo che era stato anche sopra di 14. È stato veramente una disdetta per Oleggio, brava Montecatini a beccare la striscia giusta nonostante il minuto di sospensione. Coach Remonti, la squadra toscana è andata avanti e ha macinato fino al giro in lunetta di Giacomelli, ultimo tiro, erano tutti col fiato sospeso a guardarlo, è uscito. Per fortuna di Oleggio naturalmente.
ora 51:49, ci sentiamo tra un minuto circa. Ringraziamo per le statistiche, le diamo subito. Allora, Oleggio ha un 42% dal campo, sale al 33% Montecatini rispetto al precedente 31. Sono molto cresciuto parecchio Montecatini da 3 con un 7 su 25, 28%, mentre prima aveva un bassissimo 1 su 5 che valeva il 20%. Ora Oleggio è ripartita con la palla in attacco. Giacomelli sbaglia il tiro, buon rimbalzo di Bertocchi, scarica fuori. Dicevo, Oleggio da 2 punti, 47%. Quasi canestro di testa, intanto, che andrà dalla linea carità, 3 punti, a un 35%, sono 5 su 14, sono abbassate, mentre Montecatini 9 su 23, 39% contro il 31 di prima da 2 punti, 7 su 25, 28% contro il 13, l'avevamo già detto, rimbalzi, buono intanto il primo libero di testa, rimbalzi 20, Oleggio 30, 26, Montecatini, ma quello che ha pesato tanto sono i tiri da 3 punti, rimbalzi offensivi 10, Montecatini solo 5, Oleggio, quasi palla persa da Divac, formazione in campo, gli ha tolto la sedia. Mamma mia, sagra del maiale, Mercante non va, si prosegue e la risolve Giacomelli. Benzoni da 3, non va, testa dal lato giusto per prendere il rimbalzo. Testa ancora, accarezza il ferro, il tiro molto difficile, in precario equilibrio. 8 e 37 dalla fine, fallo in attacco di Sadivita, quarto fallo, un'ammazzata a Pilotti. Sadivita, un giocatore molto fisico, ricordiamo, centro sotto misura, 1,98 m. E vi dico anche del 97. Benzoni, marcato proprio Sadivita, un tiro difficilissimo di Benzoni che esce per un non nulla. Cipriani ora chiama a testa, blocco di Divac. Grugnetti si trova un mismatch, buone rotazioni per Oleggio, Grugnetti su Mercante, fallo di Mercante, Grugnetti al limite, secondo me era più sfondamento l'altro piuttosto che questo qua. Entrano gli spazzoloni, pulire perfettamente il campo. Ottimo lavoro ragazzi.
rimessa di Pilotti su Grugnetti. Benzoni, Giacomelli, esce Grugnetti, non c'è niente, Pilotti, testa, chiama palla, non viene data, 6 secondi alla fine, Grugnetti, scarico, pesta la linea di fondo. Trovati impacciati. Naturalmente il sorvegliato speciale è Pilotti. Riprende Cipriani, Meini, blocco di Mercante, c'è Mercante, Divac, buon aiuto di Giacomelli, Grugnetti, testa, doppio blocco, Grugnetti, scarico a testa, molto difficile il tiro. Cipriani che lo stava contrastando, Meini adesso marcato da Benzoni, ottima difesa di Giacomelli, doppio palleggio di Nicoli, buona la difesa stavolta di Oleggio che morsica parecchio e provoca la palla persa di Montecatini, punteggio 53-49, 6-47 alla fine. Grugnetti ancora inseguito da Cipriani, Benzoni, marcato da Meini, Giacomelli, grandissimo Olivier Giacomelli, fisico e mani forti. 55-49, fallo in attacco di Cipriani, bravo testa a farlo vedere, secondo fallo e quarto di squadra con due sfondamenti, questo qua abbastanza plateale. Esce fuori Cipriani, rientra Galli, Grugnetti, Pilotti, non c'è niente, Benzoni, di classe e forza, la butta dentro, Meini, subito marcato da Grugnetti. Carico, testa, molto addosso i giocatori, Meini non va, ennesimo rimbalzo di Giacomelli, 57-49, 5-36 alla fine, Grugnetti ancora, schema, uscita di Pilotti, caso vuole che proprio la moglie di Pilotti ha ributtato in campo la palla che stava uscendo in tribuna. Pilotti molto concentrato, conciliabolo dell'arbitro al tavolo, quest'anno siamo dalla parte opposta delle squadre. Non possiamo osservare tutti quei dettagli molto interessanti. Tanto Benzoni pronto per il suo gioco, Pilotti da tre, non va, si rialza dopo essere stato travolto da un giocatore avversario. Meini su Grugnetti, cambio, scarico, palo da parte di Nicoli, 5 minuti puliti alla fine, 57-49, c'è una grossa strisciata in campo, Benzoni
palla malamente tirata, intanto spazzolone in campo per la strisciata che ha lasciato Pilotti, intanto un minuto di sospensione chiamato da coach di Montecatini nella persona di Tonfoni Alberto. 4:47 alla fine, 57:49, gioco spezzettato, non arioso, non è il gioco che osservavamo l'anno scorso, soprattutto sul finale di stagione. Diversi le persone in campo, vediamo adesso cosa uscirà. Ricordiamo che Montecatini ha esaurito il bonus, quindi cercare anche dei falli potrebbe avvantaggiare per giri in lunetta. Coach Remonti vorrà probabilmente andare fino alla fine con questo quintetto. Meini mena le danze, Galli difesa 3-2 intanto per Oleggio con Giacomelli in punta, uscita esce Pilotti, ottimo giro di palla, tiro da 3 dall'angolo, rotazione non perfette della difesa di Oleggio, si è trovato coi piedi lenti dei giocatori. 57-52 col tiro a 3 punti, veramente un amen. Rimeni, Benzoni, Grugnetti da 3, non va, buon tiro di Grugnetti ma non è uscito. Cerca un assist Grugnetti perché con la coda dell'occhio vede testa. La palla ritorna a Oleggio, 3:52 alla fine, 57 Oleggio, 52 Montecatini, Pilotti da 3, non va. Polveri bagnate per il capitano oleggese che l'anno scorso da 3 imperversava. Ora vediamo, la difesa deve fare la differenza, Benzoni su Stefanovic, Meini scarico, cambio Giacomelli, fallo di Giacomelli, ce lo possiamo permettere. Oleggio ancora 0 falli, 3 falli per Giacomelli. Durissima questa partita per coach Remonti, 3:26 alla fine. Galli, Stefanovic, Mercante, Meini, pardon. Contissimo in difesa Grugnetti. Al limite del fallo Galli, non se la sono sentiti gli arbitri di fischiare un secondo sfondamento, ma c'era tutto. Brutto passaggio, Benzoni se ne rende conto dopo. 57-55, 2:57 alla fine. Battagliando Montecatini si fa sempre sotto. Ora difesa a tutto campo per Grugnetti per far passare il tempo. Pubblico abbastanza silenzioso, quasi ammutolito. C'è parecchio da lavorare, testa intanto. Difesa niente da dire, Stefanovic
Brugnetti prende il rimbalzo, chiama Pacalma, 57-55, è un po' che lo ripetiamo, 2:35 alla fine, Giacomelli scivola, Brugnetti scarico, Pilotti non va, Benzoni, fallo di Galli su Benzoni, ottimo rimbalzo di Benzoni, ossigeno puro, Giacomelli scivola. Nonostante il gran lavoro degli spazzoloni, ...2:25 Benzoni dalla lunetta, c'è il primo, silenzio. Buono il secondo, solo rete, intanto Sadivita è rientrato in campo, marcato come al solito a Benzoni, marcante Sadivita, lui buono per un pick and roll, fatto molto bene, 59-57, non molla Montecatini, Benzoni, Sadivita, Benzoni da tre, mamma mia! Che rischio che si è preso, ma ha segnato, quindi ha ragione lui. 62-57, probabilmente costringerà Sadivita ad uscire. Testa. Buono, testa. Grugnetti. Passa, c'era quasi un passaggio indietro, tanto gli spazzoloni sono in campo, 6 secondi alla fine, Grugnetti del libero, è buono, calma, fischia un attimo Oleggio, spazzoloni bravissimi, 64-57, 1:21 alla fine, la tripla di Benzoni e tiro di Grugnetti, hanno tenuto sul fiato, col fiato sospeso tutto il pubblico leggese. Non è facile avere il sangue freddo, questi comunque sono giocatori professionisti, è il loro mestiere. Ora vedremo rimessa probabilmente in attacco. Cosa farà, meglio, cosa faranno i giocatori, i coach Tonfoni, perché sulla lavagnetta naturalmente gli schemi sono sempre funzionanti e portano sempre a segnare, ma sono i giocatori in campo che li applicano. Ora Mercante la rimessa, Sanivita bloccherà per Meini che uscirà, Sommaschini è entrato intanto al posto di Grugnetti. Benzoni, che rimbalzone che ha preso, taglia fuori. Sommaschini pressato, Giacomelli, ci pensa lui, 59 secondi alla fine, 64-57, ancora Pilotti, Giacomelli, non c'è niente, fallo di Meini su Sommaschini, non può cambiare perché è ai liberi Sommaschini, ora palla pesantissima, canestro distantissimo, solo chi ha giocato può capire questi momenti, che sia un campionato giovanile, una promozione, una serie B, una serie A,
sentimento è quello. Somaschini sbaglia il primo. Ed è buono il secondo anche per il cambio. Bravo. Bravo Tommaso. 65-57, 49 secondi. Galli. Fanno entrare troppo facilmente. Grugnetti alla palla. Meini. Sanivita sbaglia un tiro incredibile. Fallo intanto di Benzoni. 33 secondi alla fine. 65 Oleggio, 59. Tutto importante in questa partita. Oleggio contratta, ha preso dei punti troppo facilmente. Testa sbaglia l'anticipo. Meini non c'è, Testa va in contropiede. Fallo del numero 00 Galli. Ora Testa avrà i liberi, finora non ne ha tirati. 24 secondi alla fine, 65 Oleggio, 59 Montecatini. Testa ai liberi, buono il primo, bravo Pippo. Vediamo tratto, Mercante, buono il secondo. 67-59 Galli, fallo di Testa, secondo fallo di squadra, terzo di squadra, terzo di Testa. Tutto importante, anche la differenza canestri. 67-59. Non un gran punteggio in attacco, ma per adesso un'ottima difesa. Mancano 18 secondi. Meini con Grugnetti. Palla sporcata dopo un assist di Meini a Sanivita. Rimessa di Mercante, esce Galli, non c'è niente. Galli da due, la butta dentro. Grugnetti. Grugnetti non ce la fa arrivare a canestro. Comunque Oleggio porta a casa una sudatissima partita, 67-61, con diciamo Benzoni a corrente alternata, ma senz'altro il migliore di Oleggio. Montecatini non benissimo, ha sofferto la fisicità degli oleggesi, centimetri in più. Pilotti non benissimo, ce lo ricordiamo in un'altra maniera. Aspettiamo che questa squadra carburi, che i giovani si facciano sentire. Ho visto un ottimo Giacomelli comunque, e un ottimo Bertocchi in difesa, anche se in attacco c'è ancora tanto da lavorare. Signori e signori, ci sentiamo tra 15 giorni, sempre qui al Palaeolo di Castelletto. Buona serata a tutti.